Benvenuti nel canale delle notizie del Napoli. Qui troverai gli ultimi aggiornamenti su squadra, giocatori e trasferimenti. Non perdere nessuna notizia e iscriviti subito per ricevere le notifiche di nuovi video. E non dimenticare di mettere mi piace ai nostri video per sostenerci e aiutarci a crescere. E ora veniamo alle novità. La Juventus non è l'unica a guardare quello che sta accadendo tra il Napoli e Piotr Zielinski, anche l'Inter sarebbe molto interessata se lui non rinnovasse il contratto e diventasse svincolato, riferisce la Gazzetta dello Sport, via Il Mattino. Nonostante la voglia di restare e magari di chiudere la carriera al Partenopei, nelle ultime settimane non si sono registrati progressi tangibili. Ha rifiutato le offerte della Lazio e di Ahly per restare con gli Scudetto. Probabilmente sperava di ottenere rapidamente un nuovo contratto. Questo non è ancora successo. Zielinski sarà molto richiesto la prossima estate, con Juventus e Inter, e alcune squadre straniere che lottano per acquisire i suoi servizi a titolo gratuito. Il Napoli ha salutato così Lorenzo Insigne nel recente passato. I nerazzurri sono stati molto abili con questo strumento. Hanno attirato con successo Hakan Çalhanoğlu, Henrik Mkhitaryan, Stefan De Vrij e Marcus Thuram senza pagare alcuna commissione. Verrebbe scelto se il Napoli lasciasse effettivamente scadere il suo contratto. La beneamata è formidabile con gli innesti di Bosman, anche se già accatastati a centrocampo. Se ne sentissero l'odore, potrebbe essere possibile in quanto potrebbe influenzare le trattative in corso con Mkhitaryan. Avrebbe più senso per la Juventus, tecnicamente parlando. Gli azzurri dovrebbero smettere di girare intorno al problema e avviare la trattativa.